Ciao, sono Kirsty Meekin di Now You Nails. In questo video vi mostrerò come creare delle bellissime unghie borchiate, completamente ispirate alle scarpe di Christian Louboutin. Andiamo ad applicare delle borchie e le andiamo a mettere sul mignolo perché è un dito che non usiamo molto spesso. Quindi speriamo di non incagliare le borchie da nessuna parte e che sia anche un design abbastanza indossabile. Andiamo ad usare l'acrylico trasparente e ci assicuriamo che l'unghia sia ben pulita perché l'ho toccata e non voglio che vi sia alcun residuo di olio dalla mia pelle. Andiamo a prelevare una piccola pallina di prodotto, da cui dreno il retro, per non avere liquido in eccesso. E l'applichiamo nella parte posteriore dell'unghia. Vado poi a prendere una delle mie borchie e la vado a posizionare sopra. Poi ci premo un po' sopra. Con la punta del pennello rimuovo gli eccessi di prodotto, in questo modo. La superficie deve essere pulita. Poi andiamo a fare di nuovo la stessa cosa. Quindi andiamo a prendere la nostra borchia e la posizioniamo sopra l'acrilico. Poi, delicatamente, andiamo a rimuovere qualsiasi eccesso con il pennello. Andiamo poi a fare la stessa cosa fino in fondo, applicando le borchie fino in punta. Dobbiamo drenare il liquido dal retro del pennello perché vogliamo assicurarci che non vi sia eccesso di liquido che vada ad intaccare la pallina di acrilico e quindi la manteniamo più asciutta, così più facile da posizionare e anche da controllare. L'ultima cosa che andrò a fare per terminare il design è posizionare una piccola gemma sulla punta dell'unghia. Siccome queste pietre sono così piccole, le vado a raccogliere con un pennello bagnato perché è più semplice. A volte mi piace anche usare un bastoncino bagnato per raccogliere delle pietre di queste dimensioni. E adesso vado a sigillare il tutto. In questo modo andrà anche a durare più a lungo. Andiamo quindi ad usare il Mega Gloss. Fate attenzione quando fate questo passaggio, dovete rimuovere ogni eccesso dal pennello. Poi andate ad applicarlo sulla base delle borchie per sigillarle meglio, su entrambi i lati. Poi andiamo a catalizzare nella lampada per un minuto. E poi andiamo a finire quest'unghia con il nostro fidato olio per cuticole. Come potete vedere, qua avete molte tecniche e design diversi. Non dovete per forza farli tutti quanti, potete anche solo fare un'intera mano con le impronte delle scarpe, un'intera mano con lo sfondo opaco e l'effetto borchia. Oppure potreste solo... Ti immagini se avessimo fatto un set completo così? Oh mio Dio, un design fatto solo di borchie sarebbe spettacolare, davvero! Oppure potreste fare un set completo con questo effetto, ma tutti insieme sono davvero meravigliosi, assolutamente bellissimi. Ora aspettiamo solo qualcuno ci compri queste bellissime scarpe. Questo è solo un consiglio.